capisco che per qualcuno faccia un po' sorridere o magari anche preoccupare o stupire la scelta di individuare il mio nome come nome per la direzione. Io ho una passione vera per tutto ciò che ha a che vedere con il rapporto tra verità e viralità in questo momento. Lo dico a alcuni amici e colleghi che erano presenti la notte, per me è abbastanza difficile, del 4 dicembre 2016, quando a Palazzo Pigi ho rassegnato le dimissioni, fisicamente rassegnate nelle mani del Capo dello Stato come prevede la Carta Costituzionale, ma in quella notte, dopo la sconfitta referendaria, io abbastanza commosso dissi pochissime parole. L'unica che dissi, vera, l'unico concetto che cercai di affermare allora è: attenzione, che stiamo entrando nel tempo della post-verità. Vi ricordate, erano i primi momenti della elezione di Trump e sappiate riconoscere il tema delle fake news. Pensate a cosa è successo sulle immagini dell'artificial intelligence in questo periodo: il Papa con il giubbotto bianco che sembra vero, Trump con le manette, con foto fatta dall'intelligenza artificiale, Macron che parla con i cittadini in piazza. Nessuno sa più che cos'è la verità e cosa invece è la viralità. Io penso che un giornale libero, che oggi sicuramente non arriva alle stesse tirature del passato, anzi la drammatica crisi dell'editoria parte dal fatto che non si può più misurare un giornale per le copie che vende, ma si deve misurare per la credibilità, l'autorevolezza, la forza di una narrazione che propone, la forza di un giornale stia esattamente in questa capacità di riuscire a offrire una narrazione possibile, un racconto, una verità, che nel caso del riformista sta nel proprio nome, nome nomen, davvero. Il riformista, la sua identità è il fatto di non essere il sovranismo di Giorgia Meloni e della maggioranza che oggi governa l'Italia, e che non sta nell'essere nella linea politica che noi rispettiamo profondamente, ma che non è la mia e non è la nostra, che è quella che ha vinto il congresso del PD con Elly Schlein e che rappresenta il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. In questo spazio mediano che c'è tra l'approccio dei sovranisti e l'approccio di una sinistra che io non definisco estremista, ma che comunque è una sinistra, e che non definisco neanche massimalista, ma di una sinistra radicale, c'è un mondo che secondo me è un mondo di una, non so se è una maggioranza silenziosa, forse non è maggioranza, quando è andata bene 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 ha preso il 40%, ma è sicuramente silenziosa, cioè di una parte di paese che c'è e che crede nel lavoro e non nel reddito di cittadinanza, e che crede che sia una follia bloccare la chat GPT perché non si blocca l'intelligenza artificiale per decreto, e che crede in industria 4.0 e non nella politica dei sussidi, e che crede nel fatto che non si possa essere sovranisti in un mondo che è un mondo globalizzato, e che crede che sia assurdo non chiedere il MES in un momento nel quale i pronti soccorsi esplodono e contemporaneamente le liste d'attesa sono liste d'attesa che segnano davvero la cesura sociale di un paese, perché la lista d'attesa porta il povero in coda ad aspettare 6 mesi prima di vedersi diagnosticato un tumore e il ricco che si fa l'esame in una struttura privata. Questo per noi è il riformismo. Il riformista deve essere il giornale che dà voce a questo mondo.